Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una coppia stupenda che si è formata al Grande Fratello VIP. Ma sono davvero arrivati ai ferri corti, eppure sembrava che andasse tutto bene? Ecco cosa è accaduto. Andrea Zenga attualmente ha realizzato il suo sogno di diventare commentatore sportivo in televisione e infatti ricopre questo ruolo per Calcio Weekend su Sport Italia. Ma cosa è successo tra lui e la fidanzata? Andrea Zenga è vicino alla rottura? Andrea Zenga è un personal trainer, figlio del celebre giocatore Walter Zenga. La sua prestanza fisica lo ha portato a sfilare per diversi brand. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island con una sua ex fiamma, Alessandra Sgolastra. In seguito ha partecipato a Il Grande Fratello VIP, dove ha incontrato la donna che gli sta facendo battere il cuore in modo diverso da quanto avvenuto prima. Il suo nome è Rosalinda Cannavò e, come accennato, i due si sono incontrati e innamorati al Grande Fratello VIP. Se inizialmente qualcuno nutriva qualche dubbio circa la loro relazione, la coppia sta mostrando la serietà delle loro intenzioni. Nel frattempo il reality di Canale 5 ha dato una bella spinta alle carriere di entrambi, come tanti altri VIP. Entrambi hanno due pagine Instagram con migliaia di utenti, 550.000 per Andrea e più di 600.000 per Rosalinda. I due influencer sono sempre molto attenti a tenere un rapporto stretto con i loro followers, mostrando anche momenti del loro privato. In un aggiornamento l'ex Geffino ha proclamato di non poterne più, ecco perché. Le parole non mentono. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più decise a portare avanti la loro relazione, infatti hanno iniziato il trasloco nella loro nuova casa. Forse lo stress del lavoro e di questo cambiamento li ha messi ai ferri corti? Niente di tutto ciò. Di recente la cantante ha pubblicato delle stories su Instagram in cui si vede il fidanzato con il volto triste grazie a un filtro. Allora lei gli ha chiesto come mai fosse in quello stato, che cosa avesse, e lui ha risposto scherzando che lei lo trattava male. A quel punto l'ex Geffina ha chiesto una spiegazione, se fosse perché gli aveva detto di pulire. Il figlio dell'ex calciatore dell'Inter ha detto: "Non ce la faccio più". Il loro è un rapporto solido, basato su complicità e ironia, tra di loro dunque nessuna crisi, tutto sta filando liscio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.